Ciao bellezze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Cioè, ma quanto mi sono cresciuti i capelli? Benvenuti in un nuovo episodio di Truccatrice Reagisce. Finalmente torneranno anche le reaction. Purtroppo durante l'estate, insomma, non è stato semplice. Qui in un prossimo video vi racconterò anche i cambiamenti che ci sono stati, insomma. Ma passiamo al video. Infatti oggi andrò a reagire a un video che mi avete mandato in tanti, ma tanti. Vi ho detto che cosa è successo? Ambra, devi vedere questo video. Ovviamente è una delle ultime avventure della nostra paladina della giustizia. E anche se io dovessi sparire, non avere la connessione ad internet, ben arrivata in Honduras, voi verreste a cercarmi dicendomi: Ambra, ma tu hai visto cosa è successo a Judy? Scleri a parte, iniziamo subito con il video. Ma non prima di avermi supportato, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video e venite a fare un po' di chit chat come anche negli altri social. Mi trovate come Ambra Jess Makeup. Questa color correction ha lo stesso senso che avevo io con i capelli biondi. Allora, c'è da dire che qui mancano le basi. Le ho messo un verde negli occhiaie. Se io faccio una cosa del genere, probabilmente mi ritrovo Valerio Staffelli alla porta, che non è che mi dà un tapiro d'oro, probabilmente me lo lancia in testa. Allora, il correttivo si basa sul cerchio di Itten. Magari ve lo metto qui a fianco. Nel cerchio di Itten noi possiamo vedere al centro quelli che sono i colori primari, quindi il blu, il giallo e il rosso. Quelli che vediamo attorno, quindi nel cerchio più esterno, sono i colori secondari che vengono ottenuti dalla fusione dei due colori primari. Il giallo più il blu creano il verde, il rosso più il giallo creano l'arancio e il blu più il rosso creano il viola. Quindi quelli sono i colori secondari. Per annullare il colore dobbiamo prendere il colore opposto rispetto a quello che troviamo nel nostro cerchio. Quindi se abbiamo un colore da annullare blu, dobbiamo utilizzare un arancio. Se abbiamo un colore viola da annullare, mettiamo un giallo. Se abbiamo un colore rosso da annullare, mettiamo un verde. Però diciamo che secondo la teoria del colore per cui io ho studiato, per correggere un po' tutte le imperfezioni basta avere un colore salmone, comunque molto vicino al salmone, per una carnagione chiara come quella di Judy. Se parliamo poi di carnagioni più scure, dobbiamo andare là ad aggiungere sempre più arancio fino ad utilizzare, ad esempio, su una pelle scura un arancio puro. Allora, la spugnetta che ho utilizzato va bene, è la spugnetta di quelle triangolari che si utilizzano monouso. Il problema è che questa mi sembra che sia già stata utilizzata. Queste spugnette si utilizzano e poi si buttano. Ovviamente se è vostra potete magari provare a lavarla. Considerate che non sono come le spugnette normali, le beauty blender tendono col lavaggio a rovinarsi molto più facilmente. Judy ha una pelle secca e lei gli ha messo questi correttori secchi. Chi non ha fatto skincare, non ha davvero messo nemmeno una crema idratante sulla pelle, quindi sta sfumando con una spugnetta asciutta un prodotto secco su una pelle secca. Pennello è sporco, non è il più sporco che abbiamo visto, però è sporco. Ricordiamoci sempre di andare a pulire il pennello con cui facciamo le sopracciglia, in generale i pennelli. Devo dire che il colore che ho utilizzato, so che mi pentirò di quello che sto per dire, però mi piace. Molto delicato come effetto, è andato semplicemente a riempire. L'accostamento di colori personalmente non mi piace, non perché non mi piace l'accostamento di blu
è rosa, ma perché quel rosa lo trovo un rosa caldo e quel blu è un blu jeans. Personalmente, a mio gusto personale, parlo per me, non mi piace. I colori sono molto slavati, si creano delle chiazze, in alcune zone il colore è più pigmentato, in altre invece si crea quasi un buco di colore. È molto importante andare ad applicare sempre un primer quando lavoriamo con una palpebra magari che non conosciamo. Se la palpebra oleosa si va a mangiare questo colore nel giro davvero di 5 minuti. Devo dire che una cosa che apprezzo, che sto apprezzando, è la delicatezza. Questi sono i trucchi che vendevano nei giornalini di Magica Sabrina. Magica è la tua vita, Sabrina. Cioè, è venuto fuori uno schifo, le ha fatto un fallout qua sotto pazzesco. Allora vado ad applicare questi glitter, le stanno letteralmente grondando sulla faccia e nonostante io ami le piogge di glitter, non sto amando tutto ciò. Anche il glitter è molto disomogeneo, ma poi quelle palette, vi giuro, sono i trucchi per i bambini. Gli ha sfumato sotto col pennello per togliere tutto il fallout, l'alone blu. E Judy non ha occhiaie, l'avesse fatto su di me. Secondo me Judy sta sperando di essere in Lost, che ora si sveglia e quello è tutto un sogno, non è mai successo. Mi vorrei focalizzare sul fatto che lei ha chiesto a Judy di non battere gli occhi, di cercare di stare ferma, di non farli vibrare. E allora, perché lei doveva appunto andare ad applicare l'eyeliner? Non tutti hanno la palpebra ferma. Ci sono davvero persone che quando le trucchi sono immobili, delle statue, letteralmente, sembrano la testa di Art Attack, io le ammiro, ogni volta gli faccio questi applausi, ma veramente talmente grandi che non li farei così neanche a Lady Gaga dopo aver ascoltato Bad Romance in live. Incredible, amazing, show-stopping, spectacular. E ci sono invece persone che hanno l'occhio, la palpebra che trema. È qualcosa di un gesto naturale che loro fanno senza volerlo, cioè esattamente come il cuore che batte con la palpebra trema. Al makeup artist tenere la palpebra. Si mette un dito qui sulla palpebra in maniera tale da mantenerla ferma. E se vediamo una palpebra che trema particolarmente, evitiamo magari gli eyeliner in penna anche su di noi. Se abbiamo, sapete, anche un tremore alle mani, tipo andiamo a prediligere quelli in gel. Come gli ho appoggiato il fondotinta sembrava molto scuro, poi è andato a sfumarlo, il fondotinta si è dissolto. Pensate, lui ha avuto vergogna di rimanere sulla faccia di Giulia, ha detto io qui non ce la posso fare. Non si sa come, non si sa perché, era successo anche in un altro video, il fondotinta incredibilmente è diventato, non dico dalla stessa tonalità di Giulia, però ci si avvicina. Allora, questo ombretto è letteralmente trasparente, ma ha preso qualcosa effettivamente. Vado ad applicarle questa matita nera che non scrive nulla. Io avevo una matita così quando ero piccolina e per farla scrivere la bruciavo con l'accendino, cioè ma ero io bruciata. Mascara è secchissimo, si capisce perfettamente dal fatto che la pasta non aggrappa, non viene neanche prelevata dallo scovolino, o è vuoto o è completamente secco. Vabbè, anche qua il discorso scovolini monouso non sto a ripeterlo. La palpebra è andata proprio a mangiare il colore, cioè non c'è più, l'ha mangiata e l'ha anche digerito. Ha pulito il pennello qui nella mano in cui aveva già ripulito gli ombretti blu e quindi
quei colori della terra del blush sono andati a mischiarsi sul blu. Praticamente ogni volta che sbatte le palpebre gli butta giù tutto il pigmento e poi le applica questo illuminante, non lo so, vogliamo dare luce ad una roba del genere? Bene bellezze, questa fantastica esperienza di Judy volge al termine, che dire se non che è tutto veramente terribile. La mia opinione, direi di averla già espressa abbastanza durante il video, vediamo il risultato finale che è completamente a macchie, sia il look occhi che il look viso, ma non dirò altro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questo look di Judy. Secondo me è uno dei peggiori che le abbiano davvero mai fatto. Cioè, dopo di questo c'era quello di Annabelle, la bambola assassina, dove aveva le sopracciglia blu. Basta, non dico altro. Per il video di oggi è tutto, io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati alla conclusione del video. Mi raccomando, non dimenticate di lasciarmi un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Vi aspetto anche negli altri social, mi trovate come Ambra Jazz Makeup. Per il video di oggi è tutto, io vi saluto, vi abbraccio e vi mando un grossissimo bacio. See you soon!